Buonasera a tutti gli ascoltatori e a tutti gli appassionati, sfumo la sigla e oggi grande puntata, sentite tutto il pubblico in studio, non c'è nessuno, ricordo sempre che sono effetti speciali del mio software, comunque ci illuminiamo, ci gasiamo per poco e oggi puntata specialissima, ciao Paolo, ciao Pietro, ciao Diego, ciao Rolando, ciao ai piatti di stasera, ecco qua Rolando insomma esordisce con parliamo di cibo, stasera prima di parlare di cibo però mi dovete ascoltare perché sarà una bellissima puntata in quanto chiaramente avremo la diretta con il Casus Belli Saonensis, club che ci ha onorato insomma della sua presenza, sempre ci onora sul gruppo Facebook e fra l'altro hanno deciso di fondare il gruppo ispirandosi a Casus Belli, quindi sono dei grandi amici simpaticoni perché stasera voglio parlare con loro anche delle particolari foto che ogni tanto inseriscono sui social che voglio spiegazione direttamente da loro. Ma prima di parlare con gli amici di Savona, Marzio e compagni, oggi ho avuto la fortuna di andare a visitare l'Istituto per la Storia della Resistenza della Società Contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia. Attenzione, non è solo, prima di tutto, un istituto dedicato alla Resistenza, ma ha una biblioteca vastissima di storia, ha all'interno una marea di collezioni, fra cui cito la collezione di Virgilio Ilari, il presidente del SISM, della Società Italiana di Storia Militare, che ci ha invitato 2 settimane fa alla riunione a Roma, e ho veramente trovato sterminati scaffali di notizie di storia militare che vanno dall'inizio, diciamo, dalle storie antiche ai giorni nostri, non solo però storia militare, ma veramente una grande sezione dedicata a questo argomento. E fra l'altro l'archivio dell'amico Virgilio è veramente pieno di notizie che presumo non siano praticamente di accesso al pubblico o il pubblico non le conosce, perché ho visto delle cartelle di raccolte non indifferenti e mi sono ripromesso con il direttore del museo, di cui andrò a parlare adesso, Enrico Pagano, di andare a visitare e prendere informazioni, raccogliere informazioni su questa sterminata biblioteca dell'amico Virgilio. E chiaramente, siccome mi ha accompagnato un nuovo amico qui in Valsesia, Alessandro Orsi, storico e scrittore, tanto è vero che stasera parlerò di 2 suoi libri, uno molto particolare, è un libro di storia militare che racconta della resistenza in questa valle in cui ho l'onore di essere ospitato e parla di queste grandi operazioni di resistenza e chiaramente di restallamento da parte dei battaglioni tedeschi in questa zona che ho scoperto ricca di azioni militari. E quali sono questi 2 libri? Poi andrò anche a parlare di un altro editoriale, o meglio un'altra rivista di storia contemporanea su cui scrivono noti personaggi come, fatemi vedere un attimo, vado a leggere l'ultima di copertina, Alessandro Barbero, lo stesso Enrico Pagano, Silvio Brentazzoli, Sabrina Contini, insomma ho scoperto veramente una miniera d'oro. Ma parliamo del primo libro. Andrò molto velocemente, sapete il nostro podcast parla di wargame e affini, però oggi voglio aprire, diciamo, questa sorta di angolo intellettuale, perché il primo libro di Alessandro Orsi, vi ripeto, nuovo amico che mi ha accolto qui in Valsesia, ex dirigente delle scuole che adesso dirigo, scrittore, vi ho detto, amante della storia e grande studioso della storia, della resistenza, della storia partigiana di questa zona. Il suo primo libro, che vado a citare, si intitola Là sul Baranca, con sottotitolo Il comandante Pietro Rastelli e la brigata strisciante Musati. È chiaro che, scusate, è un profano come me, può un attimo, cioè è un discorso che, ecco, ho scoperto proprio oggi
sfogliando le pagine di questo libro molto interessante, autori, dicevo, Alessandro Orsi e Enrico Pagano, che ripercorrono la storia del comandante Pietro, di questa brigata che è stata molto attiva in questa valle, soprattutto nell'alta valle. Ricordatevi che Valsesia, chiaramente prende il nome dal fiume che la attraversa, ha i suoi limiti verso il Monte Rosa, di circa 4.600 metri, e chiaramente poi declina lungo, diciamo, le pianure del Biellese e del Novarese. Ma questa valle è ricca appunto di storia, e i due autori, le ripeto, Alessandro Orsi e Enrico Pagano, che è un mio docente, e hanno scritto questo libro. Enrico Pagano dirige con orgoglio l'istituto, questo istituto di storia della resistenza del Biellese, del Vercellese in Valsesia, e ha fatto veramente tanto per questa valle dal punto di vista proprio della raccolta di libri e raccolta di documenti, e fra cui trovate la collezione di Virgilio Ilari, che appunto è presidente del SISB. E vi annuncio già che faremo veramente delle iniziative dedicate alla storia, al wargame e al, diciamo, alla resistenza, i combattimenti che sono avvenuti in questa zona, non dico domani, ma l'abbiamo messa in cantiere. Il libro poi di Alessandro, là sul Barranca, parla, prima analizza le radici di questa brigata, racconta di questa sorta di diatriba, di scontro anche non solo verbale ma anche fisico, fra chiaramente una fazione pro-fascista e una fazione pro-comunista in questa valle, che poi chiaramente sono scontri che sono scaturiti poi nelle azioni militari della seconda guerra mondiale. E sfogliando il libro, ripeto, ho avuto solo modo adesso di analizzare alcuni passi che comunque ricordo sono molto interessanti, perché è un libro sul dettaglio, e anche se questo dettaglio ci aiuta a capire poi il grande dramma della seconda guerra mondiale che è stato vissuto in queste zone d'Italia e appunto nella Valsesia. Sì, ci sono, ecco, cara moglie, la morte di un attivista partigiano il 15 ottobre 44, il Giuseppe Salmoirago, che si recava a Vico Canavese ed era una staffetta della divisione Matteotti, e viene riportata la lettera prima di morire rivolta alla moglie e alle bimbe mie care: quando riceverete questo scritto io non ci sarò più. Veramente toccante leggere questa lettera, e questo incipit, questo primo capitolo poi ci porta alla vera biografia. Il libro infatti è basato appunto a ricordare il comandante della brigata strisciante Musati, Pietro Rastelli, e insomma, scorrendo il libro troverete molte curiosità su queste azioni militari nella Valsesia. Vorrei ricordarvi la prefazione, che è veramente toccante. E la prefazione è del Carla Nespolo, vicepresidente nazionale dell'ANPI, e dice: se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani. Al di là del fatto partigiani o meno, ma parliamo di persone che sono morte in ogni caso per un ideale. E prosegue: dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione. È un passo molto, molto importante, in cui si riporta proprio lo spirito di quel periodo. Io ho sempre detto, e lo ribadisco, che non sono stati i partigiani la causa della sconfitta tedesca in Italia, ma che abbiano perseguito questo spirito di libertà ci sta, e quindi vanno sempre ricordati. E poi, come secondo libro, quindi ve lo consiglio, ragazzi, non so in quante librerie lo troverete, ma ricordo che Alessandro Orsi sarà in giro per anche per scuole, ma per biblioteche e locali, a presentare il suo libro. Ci sono delle fotografie molto interessanti al centro su Pietro Rastelli o su tutte queste azioni militari. Sarebbe bello farne qualche scenario di ASL. E il secondo libro invece, che
Non ce l'ha nessuno, sono il primo ad averlo. E parla Alessandro D'Orsi, questa volta in collaborazione con Lorenza Stocchi, un sacerdote di montagna. Storia di Don e Mondo Paolo Gianoli, prete valsesiano dall'Alta Valle alla Grande Guerra, da cappellano militare a penitenziere a Celio. Ed sono bellissime le parole di Alessandro D'Orsi che. Al di là delle montagne, ma è bello perché noi che amiamo la storia militare ci ritroviamo, trovo, dalle montagne di guerra alle montagne di pace, un percorso che auguriamo irreversibile, con amicizia. Questa è la dedica che mi ha fatto Alessandro D'Orsi. Vedete, un percorso dalla guerra alla pace, cosa che chi studia storia militare sa benissimo che poi va veramente a desiderare ardentemente la pace. E anche questo libro è chiaramente patrocinato dall'Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea, e quindi vi ritroviamo di nuovo la mano di Enrico Pagano, che ricordo direttore di questo istituto. E non sto tanto a raccontarvi di questo libro, che potrebbe non interessare perché è un'autentica biografia, ma è una biografia che ricorda, che riporta la storia della Valsesia nella Grande Guerra, quindi è una sorta di testo per capire le varie dinamiche che interessano questa valle. Parla dei valsesiani, montanari di scorza dura, temprati dei caratteri, ma che sono stati sempre pronti alla pugna a combattere per un ideale. I valsesiani sono lavoratori, migranti, fedeli alla valle, alla famiglia, quindi un libro che prima analizza il territorio in cui Don El Mondo viveva, e poi chiaramente va a analizzare la biografia di questo eroe senza armi della Prima Guerra Mondiale. Insomma, due libri che mi hanno veramente colpito. E poi ho scoperto anche che il nostro istituto pubblica una rivista intitolata L'Impegno, rivista di storia contemporanea, in cui vi ho detto ci sono grandi penne. E non l'ho ancora avuto modo di leggere gli articoli, ma per esempio, ecco, apro adesso il libro, abbiamo un giovane in lotta per il futuro del loro paese, poi abbiamo anche articoli di chiaramente attualità, la formazione professionale in Italia, le origini piemontesi del quadrunviro Italo Balbo, ecco, una rivista con articoli veramente profondi, e che spesso e volentieri chiaramente la storia generica non tocca. Quindi veramente una scoperta, e sono dell'avviso che vi porterò notizie di questi particolari archivi quando scoprirò veramente episodi militari degni di nota. Ma dopo questa sorta di incipit sul incipit letterario, lo definirei, andiamo a chiamare i nostri amici di Savona, così continuiamo a parlare con loro di storia, wargame e tutto quanto gli gira intorno. Vado a chiamare Marzio, metto il viva voce, vediamo se funziona tutto, ragazzi, il bello della diretta, ecco, sto chiamando, vediamo se Marzio ci risponde. Buona. Oh, e Marzio ci ha anticipato, era lì pronto, già l'avevo avvertiti, ma facciamo un grande applauso per Marzio. Grazie per l'applauso, non sono solo. Allora, adesso Marzio, è finito il momento letterario, d'accordo? Mettiamo da parte il momento aulico. Sentite, ma perché queste foto in bianco e nero, che delle volte posso anche lasciare dei commenti un pochettino ironici? Parlaci di queste foto in bianco e nero, Marzio, che tutti ormai conoscono. Ma allora, non c'è una storia vera e propria. Diciamo che ho una preferenza per il bianco e nero. Ma guarda Marzio, non l'avevamo capito. Ciao Stefano, ciao. Non l'avevamo capito. Comunque sono molto belle, devo dire. Io non capisco niente di fotografia, però mi piacciono le vostre foto. Sono molto evocative, fanno tanto atmosfera. Ti ringrazio questo, ma sono più dei ricordi, dei memento così per le partite che facciamo. Infatti mettiamo poco delle partite. Poca descrizione, diciamo che l'istante in cui in quel momento noi siamo.
questo. Notate che nel momento in cui siamo, abbiamo fatto proprio momento alto di fotografia, ragazzi. Cioè, ha usato il momento, vado a fermare il momento. Un artista, praticamente, Marzio. Ma d'altronde la fotografia è quello. Vedete, il fotografo bravo è un artista, su questo non ci piove. Insomma, noi profani che scattiamo foto non siamo nessuno. Nemmeno io. Senti, Marzio, poi parleremo di altre foto che ogni tanto vedo e mi dovete dire da dove le prendete, ma quello poi sarà in chiusura di trasmissione. Max mi diceva: quanti siete? Perché io non è che li ho battezzati, ma loro veramente li abbiamo. Senti, ma se facciamo un casus belli Savona, e a me è piaciuta tanto st'idea, vuol dire che il nostro tentativo di diffondere è contagioso, e quindi ormai li annoveriamo nel gruppo. Senti, quanti siete adesso? Siete saliti, ma erano già tanti, Max. Dimmi, Marzio. Ma guarda, allora, c'è Marco che è qui con me, che poi magari lo facciamo intervenire. Sì, beh, cioè, questo è ovvio, che lo facciamo intervenire. Beh, non era proprio scontato, cioè, non è che adesso diamo spazio a tutti, cioè, noi siamo abbastanza selettivi, comunque lo facciamo parlare, dai. D'accordo. Poi c'è, ti do i nomi, poi c'è Alberto, c'è Pasquale, c'è Maurizio occasionalmente, Luca, Fabio, c'è Goffredo. No, siete un buon gruppo, 10-12 persone da quello che ho capito, giusto? Sì, esatto. Diciamo che c'è un nucleo molto forte che fa 6 e gli 8 e poi si estende in base alle esigenze. Avete anche presenze femminili, vero? Sì, c'è una presenza femminile quasi, cioè molto spesso c'è Regina che è la compagna di Maurizio e poi altre ragazze che a volte giocano con giochi non complessissimi perché loro preferiscono. Beh, infatti giustamente voi delle volte alternate, si vede anche dalle foto, no? Wargame, ma è quello che stiamo cercando di dire tutti, guardate che giochiamo. Io stasera vado a giocare a Root, per esempio, mi fanno fare la marchesa. Ah, ci abbiamo giocato. Avevano raccomandato: Mauro, leggiti le regole. Io sono arrivato all'ultimo giorno e mi sono guardato un video prima. E farò la marchesa dei gatti. Mi ha detto: lei, a sentire io che vado a giocare Root, ortodosso wargamer, la marchesa dei gatti è tosto, cioè veramente. Però stasera giocherò a Root, che secondo me è anche un bel gioco. O no, Marzio, facciamo una sorta di panoramica sul Root. Voi l'avete allora, giocato? Sì, l'abbiamo giocato in quattro. È un po' particolare. Ma va? Sì, è un po' particolare, c'è sempre questo cosiddetto gioco asimmetrico con le fazioni asimmetriche. Io avevo la fazione delle Aquile. Ho perso ovviamente perché non, diciamo che non ho capito molto del gioco all'inizio, l'ho capito alla fine, ma ormai era stato sopravanzato. Ed è molto particolare perché, diciamo, ogni parte effettivamente ha le sue strategie. C'è una strategia quasi obbligata, cioè fra le aquile contro i gatti, se non sbaglio. Sì, i gatti c'erano. All'inizio sono su tutta la mappa. Esatto. E le aquile devono riconquistare il territorio. Poi c'è questa pedina singola. Il vagabondo. Il vagabondo che poi ha vinto lui alla fine, perché non so come mai nessuno l'ha considerato e ci ha imbibinato tutti per benino. Per forza, è da solo, nessuno lo cura. Come al solito, in qualsiasi gioco in cui c'è una fazione, ma tanto che cosa puoi fare, te sei solo, va a vincere. È un classico, esatto, questo. Sì, è un classico. Quindi, non so, in una seconda partita. Ma senti, Marzio, ma lo possiamo paragonare a un gioco di strategia, quindi a un wargame, anche con dei personaggi da favola? Allora, era quello che pensavo. Probabilmente sì. Probabilmente sì. Sì, personaggi da favola, sì, ma ha una mentalità da wargame. A qualcuno lo spaccia come un wargame. Wargame come scontro, o meglio, gioco di strategia con delle fazioni che si fronteggiano l'una all'altra, per me ci sta, è come Domina Species. Alla fine non c'è magari uno sfondo bellico, però
c'è il confronto, c'è il confronto per dominare, c'è il confronto per sopraffare l'avversario. Quindi va bene, cioè, ripeto, il wargame a tutto tondo può comprendere board game come Root o il favoloso Dominion Species. Ci avete mai giocato a Dominion Species, Marzio? Io no, nel gruppo sì, Lo Marco consiglio sicuramente. vivamente, ecco, lo consiglio vivamente. Senti, quindi voi giocate Root, ma vediamo un po' di giochi wargame Hex and Counter ortodossi. Giocate qualcosa? Ma ultimamente abbiamo giocato a Fury in the West. Sì. L'ho giocato con Alberto, abbiamo passato una bella serata. E è un classico dell'Avon Hill, poi tra l'altro, anche se la prima edizione era della Battle Line, se non sbaglio. Non me lo E ricordo, francamente credo non. sì, penso che facesse parte di quel blocco quando l'Avon Hill acquistò la Battle Line direttamente, come un Ah, complemento, sì, se non quindi un ex sbaglio. Battle Line ristampato dall'Avon Hill. Ok. Esatto, gioco un wargame carino, Che non sistema eccessivamente è? Chi è il complicato. designer, Marzio? Non lo ricordo Ah, non lo adesso. ricordi. Sistema, su cosa si basa? Fury in the West, come funziona? Come si sviluppa la sequenza di gioco? La sequenza di gioco è tradizionalissima, Ah, giochi ok. compatti, per una parte parlata, d'altronde è comunque un gioco dei primi anni Ottanta, quindi non. Però lo consigli perché tutto sommato riempi una serata giocando al wargame tradizionale, corretto? Sì, io lo consiglio, bisogna Bene. trovarlo, io ho avuto fortuna a trovarlo sul mercatino, anche perché non credo fosse molto diffuso in Italia, già per l'argomento che la La trama di copertina Shylock. d'immagine che c'è un generale, c'è la figura di un generale in copertina? Non ho sentito bene perché avete aggirato forse. L'immagine in copertina c'è la figura di un generale che non me lo ricordo io, perché io ho tutto avanti, Sì, quindi c'era un generale, mi sembra che sulla fosse destra. Grant. Sì, è che c'è Grant sulla destra, ho capito qual è il gioco. Guardate, non l'ho mai aperto io, accidenti, che tristezza. Vabbè, un giorno lo aprirò, però vado ad aprirlo perché se l'avete giocato, l'avete trovato gradevole, può darsi che faccia una scoperta. Marzio, Sì, ha la comunque. curiosità, ti dico solo questo, Sì? delle pedine della fanteria che sono rettangolari Ah. e devono essere orientate su un lato dell'esagono. Gli Sì? esagoni sono più grossi. Ah, ho capito. Quindi un po' particolare, un po' una sorta, però se mi dici che funziona, tranne Sì, questa ha particolarità, funzionato. bene, bene, bene. Senti una cosa, Marzio, ma voi vi siete, cioè ci siete affiliati, avete voluto ufficializzare la vostra nascita poco prima di Play Modena, tanto è vero che noi ci siamo conosciuti a Esatto. Play Modena. Come va l'attività? Fate proseliti, ormai siete avviati, trovate insomma giovamento, come va? Raccontiamo l'attività. Di Casus Belli Saonensis. Ma l'attività va bene, diciamo che Sì? almeno una o due volte alla settimana ci si vede a casa di qualcuno direttamente oppure in una Non avete sede di una una sede società. fissa ancora, vero? Noi in realtà possiamo utilizzare la sede di un'associazione culturale nostra amica, infatti sì, in questo momento siamo qui, che è l'Associazione Ah, ho Culturale capito. Gallerani, un'associazione storica di rinascimento storico. Quindi possiamo avere il nostro locale, starci tranquillamente, anche se. Generalmente ci vediamo la sera dopo il lavoro, quindi Ho andiamo in casa di capito. qualcuno perché cioè, le famiglie e i figli sono quelle le Sì, magari principali. dici vieni a casa mia e non andiamo fuori così fai famiglia e giochi, è un classico questo, eh? Abbiamo però una particolarità Sì? che è discontinua comunque, quando si può fare, si può fare, cioè una giornata intera, se non un weekend, ha un gioco particolare, noi la definiamo il giocone. Ma Se una ci volta al riusciamo, mese? ma se ci riusciamo, sì. Beh, Se non ci è riusciamo, sì. male, eh? Bisogna che dobbiamo seguire la vostra idea. Una volta al mese il giocone. Le famiglie non Sì. saranno molto contente, però insomma, non è male. Riuscite a tenere una sorta di passo costante? La circostanza per gli appuntamenti standard, sì. E per il cosiddetto giocone, lì dipende un po' anche da Marco quando lui è disponibile, perché generalmente lui dà il locale nel suo ufficio e poi bisogna essere almeno in sei, perché Ma è il gioco, facciamo l'ultimo giocone che avete messo in campo? Republic of Rome. Ah, come è andata? Ha vinto il sistema, ovviamente, no? Ma Esatto, sì, ha va? vinto il Cioè, sistema. io faccio questa domanda casuale, ma perché mi sa che 8 su 10 vince il sistema. A meno che uno non desiste, 8 su 10 vince il sistema, perché. Vabbè, è così Republic of Rome. Diciamo che Cartagine si sono sommate le guerre Ma va, è una cartaginesi. cosa nuova praticamente. Una cosa nuova. Senti, ma giocate con la scatola Avalon Hill o giocate con quella nuova?
No, no, era una copia appunto di Marco dell'Avano Hill, Avano quella Hill. No, originale. perché noi l'abbiamo giocato tanto Republic of Rome, ma sempre la copia Avalon. Quella nuova, che non mi ricordo la casa che l'ha fatto, alla fine io l'ho comprata contento contento, non l'ho mai aperta, non so nemmeno come sia fatta dentro. Ah, Cioè, beh, la grafica da quanto so io è rinnovata, sì, qualificamente. Però io sono affezionato a Republic of Rome dell'Avalon Hill, cioè proprio secondo me la grafica magari è pure superata per i tempi, però è molto evocativa anche lei, eh? Indubbiamente, Non è guarda, è indubbiamente. malaccio, eh? È un No, gioco, adesso no. non mi ricordo, ma Republic of Rome penso sia un gioco dell'82, 83, stiamo parlando di un Sì, gioco di più o 36. meno metà anni 80. Io lo ebbi, poi lo vendetti, adesso me lo ricomprerei, però costa troppo, quindi Adesso è non. un pezzo da collezione. Quello di Manuel è un pezzo da collezione. Pensa che io ho la gioco, copia gioco e una copia unpunched. Ma Ragazzi, questa ma questi potrebbe sono, queste anche. sono medaglie che ci appuntiamo. Una copia unpunched di Republic of Rome che non sarà mai toccata. Io comincio a preoccuparmi perché un giorno prima o poi bisogna pure aprirle queste scatole. Chissà, Sì, comunque. questo Senti, infatti. Mazio, ma. Il giocone, attività che quindi va bene, ma state facendo qualcosa per diffusione e proselitismo? Ma noi partecipiamo ogni tanto, anzi non ogni tanto, una volta al mese, perché viene dedicato un mercoledì al mese con Atlantide, quindi alcuni di noi vanno lì, però tendiamo più ad adeguarci ai loro titoli, che sono più da board Più da game in Borghese, beh sì, generale. lo vedo anche dalle foto in bianco e nero. Ecco, Pietro, giustamente, io ne ho tre di Republic of Rome, vabbè. Adesso comincia la gara. Faremo una trasmissione dedicata al collezionismo e al nostro fare compulsivo, perché io lo chiamo anche fare un po' compulsivo. Senti, ma con Marco Marzio di che cosa vogliamo parlare? Cioè, Non lo so, Marco, puoi perché chiedergli vuole direttamente. intervenire? Glielo possiamo chiedere direttamente, Marco, però dai, Marco, chiamiamo Marco dato che. così gli faccio anche l'applauso a Marco, però l'applauso pure più lungo, va. Più lungo l'applauso, va bene, te lo passo, ecco te lo passo. Ciao Mauro. Ciao Marco, buonasera. Senti Buonasera a te, finalmente. Sono stato Marco, l'ultima volta ma. precedente, l'ho solo ascoltato e non ho potuto partecipare. Ah, va bene. Vabbè, comunque, adesso infatti recuperi, no? Che poi Sì, per me è sempre un si divertimento catena. parlare con voi perché, ecco, è un gruppo simpatico che fa veramente, dà una bella immagine. Io delle volte, magari Grazie. bacchetto certi gruppi, ma no di ieri, del passato, che erano poco comunicativi. E purtroppo, quando sei poco comunicativo, e il wargamer è poco comunicativo, Io delle volte, non so se ci avete fatto caso, ma se ci mettiamo fissi sul tavolo a giocare, diventiamo, cioè, tendiamo ad allontanare le persone. È chiaro che uno si vuole concentrare, però qualche volta, fare un sorriso, guarda, sto giocando a questo e questo, va bene, soprattutto alle convention. Ed ecco perché dico, voi Hai mandate ragione tu. un'immagine positiva, o meno male, che Ma poi, guarda, dimmi questo è il Marco. merito di Marzio, è Sì. lui che è sì. È lui il nostro contatto col mondo esterno, che ci spinge a fare le foto, ci ricorda di sorridere, che noi non ce lo Ah, dimentichiamo, perché, quindi è no, ma tutto merito suo. vedi, i social hanno aiutato tanto noi giocatori da tavolo, perché poi alla fine, se non è una questione di narcisismo, è una questione di trasmettere un messaggio positivo e fai vedere che, guarda, mi sto divertendo. È questo poi il messaggio che vogliamo dare. E voi ne siete una prova, fino in fondo. Poi, Grazie, e beh, quindi grazie. si vede anche le foto in bianco e nero, vi ripeto, fanno atmosfera, sono una ricerca particolare, a me piacciono tanto, veramente. Però vi dico una cosa, delle volte ve le mettete da soli sul gruppo di Casus Belli le vostre foto, perché le io le prendo sempre e le metto sul gruppo nostro. Siete Ah, autorizzati a mettere una foto, va bene. ok? Vi Allora questo autorizzo lo io dirò a Marzio, che ufficialmente. lui è il nostro webmaster. E poi il vostro webmaster è Marzio, va bene. Senti Marco, Sì, Marzio ci ha assolutamente. parlato di qualche gioco, ma tu cosa consigli ai tavoli o hai qualche filone di preferenza? Ma allora, i miei gusti vanno alla guerra medievale e in parte quella rinascimentale. Ma questo come gusto mio di Dammi appassionato qualche di titolo, storia. Wargame 3D o diciamo Wargame bidimensionale? Io giocavo 3D molti anni fa e ho smesso, ormai sarà una decina d'anni purtroppo. E negli ultimi anni ho ripreso col wargame, ma parlo di una storia degli ultimi 2 anni,
con il gruppo di Savona. E di medievale Persona rinascimentale destinata cosa hai a giocato? morire. Come scusa? Di rinascimentale medievale cosa hai giocato? Abbiamo giocato molto ad Archebus, Ah, sì, ho capito. sì, quello di E Berg. quello di Berg, come l'hai trovato? Pronto? Scusa. Come l'hai trovato? Parliamo di Ah, questo bene, gioco. bene, ottimo, ottimo. Io mi sto divertendo molto, non ho ancora fatto tutte le battaglie, tutti gli scenari della scatola, ma Sì? stiamo procedendo abbastanza lacrimente attraverso tutti gli step e mi sto trovando molto bene. Mi sembra un gioco medio. Qual è la cosa che ti ha colpito più del regolamento, che dici funziona? Beh, c'è quel sistema Berg che non sei mai sicuro se sia il tuo turno. Perché puoi giocare anche due o più volte di seguito e puoi provare a rubare il turno Sì, questo all'avversario. può essere criticato o approvato, dipende. Ci sono dei filoni che dicono se peschi dei cheat attivazioni consecutivi l'altro rimane a guardare, però dall'altra parte rende il gioco più dinamico e qui vabbè ci dobbiamo mettere d'accordo alla fine. No, ma infatti, guarda, io sono nella seconda categoria, cioè accetto tranquillamente il rischio di stare a guardare, anche perché poi è difficile che si muova l'esercito intero nemico, ma Assolutamente. spesso si muovono solo singole battaglie, cioè le divisioni medievali, diciamo così. Sì. Quindi è un po' una sfortuna eccessiva se proprio c'è tutto l'esercito che si muove. Può capitare, però sta nel gioco. Io quello lo vedo come un prezzo da pagare e poi il bilancio alla fine è positivo. Ma questo è un sistema che funziona anche con qualche gioco della Seconda Guerra Mondiale del fronte orientale. Adesso, visto che ieri parlavamo di fronte Ah. orientale, c'è Lost Victory, mi pare, sì, che in ogni caso funziona con attivazione per cheat e si corre il rischio che trovi magari tre formazioni nemiche, ma anche lo stesso Ah, Dark sì. Valley. Cioè, non è un fatto solo da gioco rinascimentale medievale. Molti lo utilizzano e secondo me, anche se può essere considerato non simulativo, però dà incertezza al gioco e lo rende veramente interattivo. Questo, secondo me, è un pro e non un contro. Poi è chiaro, possiamo starne a parlare che è poco realistico, può succedere, però lo preferisco a, anche se poi io mi piacciono anche gli I go, you go, però se uno lo accetta, secondo me, si diverte, secondo me trova giovamento da un sistema come Sì, ma questo. poi guarda, secondo me io sono d'accordo con quanto dici, secondo me anche da quell'incertezza che comunque appartiene al campo di battaglia, Certo. in cui è molto difficile coordinare le proprie forze e capire cosa sta facendo l'avversario, ed è un modo per suggerire o per dare una suggestione, se non per replicare esattamente questa sensazione. No, a me tutto quello che rompe, diciamo così, Lo la schema simmetria della tradizionale? mossa tua, mossa mia, a me piace. Sì, sono d'accordo. È chiaro che poi dipende anche dalla scala. D'accordo che io gioco a qualsiasi cosa, quindi mi piace la I Go, You Go, la pesca dei cheat, datemi qualsiasi cosa, basta che gioco sugli esagoni o su una mappa. Però ecco, in questo caso la critica principale che fanno a questi sistemi è se peschi tre cheat consecutivi le prendi solo. Sì, però poi avrai tre cheat tuoi consecutivi Esatto, e esatto. magari nel turno successivo toccherà a te fare la stessa cosa. Quindi, insomma, a me piace proprio perché dà incertezze. Uno deve stare sempre sul pezzo per vedere, fammi vedere adesso se arriva un. Pensare alla mossa Bravo. in previsione, ma che mi succede dopo? Muoverò o non muoverò? E quindi sei sempre cauto. Poi alla fine, aspetta, va, che se poi tocca a lui, mi rovino tutto lo schieramento, mi rovino la battaglia. Quindi ci muoviamo con cautela. No, no, ma ci sta. Vi ripeto, può essere considerato poco realistico. Però questo poco realistico io tutto sommato lo confuterei, sai perché? Perché mica è detto che in una battaglia c'è quello che muovi te, muovo io, non è mai successo, eh? Cioè questo poco realistico deve essere preso un pochino con le pinze per Ma quanto riguarda infatti, il io guarda, gioco. io, ma esattamente, bisogna vedere cosa intendiamo per realismo e per realtà. Io penso che questa sia un'idea mutuata ormai dalle nostre aspettative del gioco, Di più che sì. una reale riflessione su come si svolgessero le battaglie storicamente.
La battaglia è un sistema complesso di incertezze in cui bisogna costantemente reagire a un sistema in perenne mutamento. Ecco, bravo, quindi, a un sistema in perenne mutamento, perché io adesso, ecco, ieri citavo Philip Sabin, e Philip Sabin ne ha fatto veramente mezzo libro di questa cosa, e lui parlava dello gioco aereo e del gioco navale. Guardate che non è mica detto che la mossa non è mai contemporanea. Non è mai, mai contemporanea. No, no. E me l'hanno confermato anche, adesso allargo il discorso, gli amici di Fighting Wings di Udine, che loro prediligono il sistema Fighting Wings di aerei, e mi dicevano, il movimento aereo non è mai in contemporaneo, è una risposta a quello che fa l'avversario. Perché noi, quando l'aereo, quanti giochi aerei sono usciti? È bello, la mossa contemporanea è realistico. Ok, però non è proprio così. Se ci pensi un attimo, anche il gioco navale, Wooden Ship Iron Man, che a me piace tantissimo. Ci avete mai giocato a Wooden Ship Iron Man? No, okay. No, io i giochi navali proprio non sono vergine. È il miglior sistema navale del XVIII-XIX secolo, ma in ogni caso prevede la mossa in contemporanea. E la mossa in contemporanea, tutti quelli che magari studiano dicono non è proprio in contemporanea, perché le navi guardano cosa sta facendo la formazione e reagiscono in certo modo, quindi questa sorta di contemporaneità o meno è non sempre giustificato, qualche volta sì, qualche volta no, però ecco, i giochi che prevedono questa sorta di interazione incerta, muovo io, poi eventualmente muovi te, no, muovo ancora io, tutto sommato sono gradevoli ed è un'alternativa, sì, che poi lo schema tradizionale io me lo porto dietro da tanto tempo, cioè io, tu non so, io ho cominciato a giocare con lo schema tradizionale e quindi non lo scanso mai, lo accetto e lo gioco, però mi piacciono anche questi sistemi, pesca i cheat e attivati, e quindi benvenuti. Possono trovare magari altri modi di mettere incertezza anche laddove ci sia un'ampia mossa alternata, ecco, non è che sia tabù farlo. Infatti molti giochi hanno inserito, ieri parlavamo a livello di battaglione, la reazione casuale della formazione nemica, tiri il dado e vedi se reagisce. Quella è una sorta di modifichiamo un pochino la Go You Go con questa possibilità. Non è male se ci pensi un attimo. No, no, anzi, guarda, quando giocavo tridimensionale, io avevo iniziato giocando non storico, ma giocando fantasy. Sì. Ed ero annoiato dal gruppo in cui, ma parlo di un buon 20-25 anni fa, ero annoiato dal modo in cui il fantasy veniva giocato in maniera scacchistica, che a me pareva una contraddizione in termini. Perché quanto di più surreale, strano e magico è lo scenario, più veniva modificato e deformato dal mio punto di vista in uno scenario statico, di mosse alternate, di misurazioni precise, eccetera. E per cui ho creato insieme ad un amico un sistema di gioco nostro, di un mondo fantasy che ci eravamo inventati noi, basato proprio sull'incertezza, sulle reazioni, sull'indipendenza, per così dire, dei singoli pezzi, che si potevano controllare ma solo fino a un certo punto. Proprio per ricreare questo mondo di confusione, il caos, per ricreare il caos della battaglia. Bravo, esatto, di caos che poi è tipico del mondo fantasy, ma in fondo bisognerebbe fare poi anche una riflessione su quello che è accaduto poi nella storia. Guarda Marco, adesso c'era Diego che ci diceva, io sono più per gli I go, you go, inserendo i problemi di coordinazione delle regole sul comando. Però Diego predilige gli scontri del Settecento, in cui c'è più staticità in questi scontri. Muovi la formazione, avanti, ok? Quindi, e infatti Diego dice, nel cheat il fattore fortuna è troppo presente, però le battaglie è difficile controllarle. Allora, io non ho mai partecipato in vita mia a una battaglia, l'unica cosa che ho fatto manovre militari, che vi posso assicurare che sono però veramente ti fanno un po' preoccupare. Tu non hai mai fatto una manovra militare, cioè scendere dai mezzi corazzati? Guarda, io l'ho fatto nei corsi, scendi dai mezzi corazzati armato di tutto punto e vai all'attacco delle postazioni nemiche. Vi posso assicurare che ti hanno spiegato tutto, ma già quando stai dentro il mezzo corazzato che ti trasporta, ti preoccupi.
ti cominci a preoccupare. E quando scendi dal mezzo corazzato, che praticamente fa un'inversione a U, apre lo sportello ed esci dal mezzo corazzato, sto parlando degli M113, i famosi M113, quando scendi vi posso assicurare che prima di concentrarsi e capire verso quale direzione devi andare, non è così immediato, e sto parlando di addestramento, che però senti tutti i colpi dei proiettili d'addestramento, però li senti e non capisci più niente. Non capisci più niente. Sì, quindi immagina nella battaglia vera, con la posta in gioco altissima, la pressione. E guardate, chi ha fatto un po' di addestramento militare sa, ecco perché io delle volte critico un pochino ASL. Perché ASL è troppo controllato. Tu dai l'ordine alla squadra, vai all'attacco, ma vi posso assicurare, io lo parlo della mia breve esperienza biennale, vi posso assicurare che è veramente difficile avanzare con gente che ti spara davanti e capirci qualcosa. Gente che casca, gente che gira il fucile, non sa dove sparare. Guardate, è di notte. Di notte, secondo me, gli scontri... è impossibile ricrearli. Di notte può succedere di tutto, vedi questi traccianti che ti passano davanti, ma e c'hai solo paura. E ti sto parlando di addestramento, non ti sto parlando di guerra. Pensate in guerra uno che cosa può pensare, cioè secondo me non gli passa più niente. Ma io sono assolutamente d'accordo con te, guarda, è tutto questo sporco, questo opaco, questo problema della psicologia individuale, della paura, non è un di più, una complicazione o un qualcosa che l'astrazione deve dimenticare, secondo me è proprio il cuore delle vicende, sì, in cui è bello in qualche modo entrarci dentro. E ho sempre pensato, scusa, ti dico solo ancora questo, ho sempre pensato che le battaglie vengono vinte non da chi ha agito bene, ma da chi ha semplicemente fatto un po' meno errori dell'avversario. Da chi ha gestito meglio la paura e l'ansia, esatto, e il nervosismo, che è normale. Ma parlando di un grande del wargame, cioè John Hill, il suo, diciamo, la frase principe è proprio: guardate che non è mai nessun wargame, non è mai vera simulazione, proprio perché state giocando con dei pezzi di cartone, di plastica, certo, quello che volete. E giustamente lui dice: guardate che la guerra è una cosa molto molto diversa. Magari i wargame ci aiutano a capirla e a entrare nella situazione, ma certe cose sono difficili da rappresentare. E infatti poi metto nel morale, a me piacciono tanto i giochi col morale, perché il morale è il primo fattore. Il morale è il primo fattore. Puoi avere anche l'arma più potente del mondo, ma il morale è il primo fattore. E quindi, insomma, l'incertezza della guerra è una cosa basilare. Anche se poi a noi ci piace controllare tutto, ci sono quei giochi in cui sei Dio, no? Sei Dio, controlli tutta la mappa, però vabbè, insomma, poi alla fine stiamo parlando di game, war game. Sì, bisogna sempre ricordarselo, sì, assolutamente, che è un game, e sono d'accordo con te sulla differenza fra gioco, nostri giochi e l'evento reale. No, perché quindi poi... anche quando discutiamo di realismo bisognerebbe sempre ricordare... Ma è difficile, perché noi da dove le prendiamo le notizie della realtà? Dai libri? Da qualche video reale? Dai film? No, perché i film sono la cosa più irrealista. Ci danno un'idea, ma secondo me è un'idea... Però poi in realtà ci influenzano, eh? Assolutamente. Assolutamente, ci influenzano, ma e poi fra l'altro noi cominciamo a pensare secondo l'immagine del film, ma in realtà secondo me delle volte ci influenzano anche in maniera negativa. I filmati d'epoca, i filmati d'epoca sì e no, perché non sono mai da fronte di prima linea, sono un pochino o costruiti, e noi lo capiamo dai libri. E comunque stiamo parlando di Novecento, perché sì, se andiamo prima, anche la fotografia inizia a essere veramente sporadica anche nelle guerre ottocentesche. E lì è solo ricostruzione, e secondo me sì che ci sono le strategie riportate, ma da qui a realizzarle in maniera realistica ce ne vuole. Poi alla fine, se danno un'idea corretta, va bene. Però questo fatto di incertezza, di caos,
è difficile trovarlo. Chi riesce a dare caos nel gioco e a farci divertire è un grande, è veramente un grande. Assolutamente, è la cosa più difficile. Senti Una Marco, grande abbiamo sfida, parlato di dimmi, tue preferenze, no? Ma nel cantiere cosa mettete la Casus Belli Saonensis? Cosa avete in cantiere di wargame, ma anche non wargame? allora, sicuramente in cantiere c'è il mondo coin, per dire Ma all'italiana. l'avete già affrontato il coin? Allora, sì, li abbiamo giocati in convention, Cosa avete abbiamo giocato giocato? Cuba Libre e Bravi. Andean Abyss. Andiana Bis e Cuba Libre. Beh, Cuba Libre avete fatto bene perché è quello che personalmente, umilmente consiglio perché ha poche zone e quindi ti focalizzi sul sistema e lo capisci. Sì, e non ha le vie di Sì, comunicazione che sono anche, quelle che a alcune vie di Fire and comunicazione. Delay ti lasciano un po' perplesso perché Sì, per sì, gestirle devi capirle un pochettino. sì. E Andiana Bis, io francamente l'ho giocato poco perché non mi piaceva il soldato in copertina, sono sincero, sempre detto, cioè a me quella copertina, io quel gioco l'ho comprato per ultimo perché a me quella figura in copertina non mi piaceva. E ragazzi, è così. Ho amato Fire in the Lake e secondo me rimane il migliore dei coin, ma Andiana Bis io non lo amo, non riesco a capire, non lo so, dite quello che volete, non lo amo. Io guarda, la mia esperienza è iper limitata rispetto alla tua. Devo dire che quando giocai a Andean Abyss per me fu un momento proprio rivelatore, una sorta di mi Beh, si è, sono aperte le porte della Marco, percezione perché fu il primo coin. le porte della percezione, vuoi sapere la verità? Io quando lessi il regolamento coin, lo sa qualcuno, arrivo a pagina 24, me l'ho detto, ma che cos'è? Cioè, non avevo capito niente. Poi mi sono messo lì col playbook ma è così. E l'ho capito, ma l'ho capito col playbook, perché è un sistema nuovo che non Sì, riesce a entrare completamente. subito. Geniale, un grande Completamente. folco. Sì. E Ti richiede quindi proprio un nuovo passo, devi ricominciare da zero, per così dire, reimparare a giocare. Io quello l'ho sì, trovato straordinario, ma infatti veramente. è una genialata. Può Sì. piacere e non piacere, ma è una genialata, ragazzi. Sì, sì, sì. Qualcuno dice, qualche wargamer ortodosso, e io ne ho pieno rispetto, dice: ah, ma giocate coi cubetti e. Sì, vabbè, giocherà pure con i cubetti, però sto sistema è veramente un bel sistema, perché poi bisogna fargli capire, e questo io l'ho sempre detto, come fai a rappresentare le guerre asimmetriche con il Wargame Hex Encounter? Punto di domanda. Ci sono gli eventi, sì, ok, ma non è la stessa cosa. E il coin è nato proprio, secondo me, ha fatto una grande cosa per rappresentare le guerre asimmetriche. Sì, e quella capacità di raccontare, io rimango lì adesso su Andean Abyss, il conflitto in cui sono coinvolti i Narcos, in cui sono coinvolti le formazioni paramilitari, quindi non hai degli schieramenti militari proprio No, composti, strutturati, però il modo in cui riesci a raccontartelo, io l'ho trovato veramente affascinante, come se mi avesse aperto proprio un mondo nuovo da esplorare. E che in realtà ho esplorato pochissimo, perché mi beh, sono fermato a quei due giochi lì. ma voi che siete onnivori, però, il coin è un buon ponte fra l'ortodossia e l'ereticità, diciamo. È un buon ponte. Secondo me soddisfa tutti perché è un sistema fatto bene. Poi possiamo parlarne, però secondo me è un ottimo sistema e fai delle belle partite e ti lasciano qualcosa, almeno Beh, poi allora questo. lì potrai poi parlarne con Marzio, il quale così anche punto il dito contro di lui, non solo metaforicamente, perché lo sto facendo adesso, perché lui ha comprato Liberty or Death e noi Sì, da qui io non lo all'inizio. aprirò mai, ve lo dico, non lo aprirò mai. Ah, allora magari c'è la sua opinione, perché noi dopo che l'ha comprato abbiamo detto bene, adesso ci Allora, però togliamo il coin delle guerre io sono spese anche un e po' lui prevenuto. assolutamente non vuole toccarlo, non vuole aprirlo, quindi siete in due. Ma allora, io sono prevenuto. E perché? Perché io non riesco nella mia testa a concepire la guerra d'indipendenza americana a quattro fazioni. La stessa cosa che dice Marzio, Non uguale, riuscendola a concepire, uguale. perché chi ha giocato qualche wargame, della guerra civile americana, ci sono due fazioni, no quattro. Le altre due, allora, avete fatto una forzatura? Sì. E
Io lo respingo, magari poi è un bellissimo sistema, cioè parlo da ignorante, non lo conosco, però lo respingo a priori. Guarda, Marco, la stessa posizione, per ora inamovibile, non siamo ancora riusciti. Ecco, io sono al momento sulla stessa lunghezza d'onda di Marzio, poi un giorno magari cambierò idea, magari uno me lo farà, guarda e così, e poi dice, ah però, apprezzabile. Adesso al momento però, siccome c'è tanta altra alternativa, sta lì, un giorno lo aprirò, però la mia, il mio entusiasmo con i coin non è che è finito. Però i titoli che sono usciti dopo Fire and the Lake, parlo di Falling Sky, Pendragon, che probabilmente è forse il migliore di quelli usciti dopo, lo stesso Gandhi, non sono tanto attirato da. Lo stesso Gandhi, che molti ne parlano tanto, ma vuoi sapere la verità? A me di Gandhi in un coin, francamente, interessa poco. È proprio una mancanza di interesse. Cioè, guarda, io invece sono proprio l'opposto tuo. Vedi? Ma sono giustamente la polarità opposta, tu sei bianco, io sono nero. Ti piace andare, ma sono sicuro che, però, io l'ho detto, Gandhi non mi attira come argomento, però sicuramente è un gioco che diventa anche didattico, vai a capire certe tensioni, certe dinamiche che non hai mai studiato. Chi se l'è studiata la storia dell'India? Scusate, io Gandhi la storia dell'India la so per sentito dire. Lo devo ammettere. Siamo diversi, perché io invece ho preso il gioco proprio perché sono un appassionato di storia dell'India, soprattutto della guerra, del movimento di indipendenza dell'India del Novecento e del personaggio Mohandas Gandhi in particolare. Quando poi ho visto che facevano un coin su questo, ti si è aperto un mondo. È stato proprio... Per cui appena uscito l'ho comprato immediatamente, non sono ancora riuscito a persuadere i miei amici di Casus Belli a giocarci, però per me è proprio il massimo, cioè il coin su Gandhi non mi potevano fare un regalo migliore. Ma infatti vedi, poi al di là del wargame, secondo me Gandhi, al di là che lo riuscirai a giocare o meno, è un libro aperto, cioè anche non è in solitario, però secondo me è la storia perché uno acquista un wargame che magari a 10 persone non può... Non può piacere, però guarda che bello. E secondo me Gandhi è una risposta. Cioè, se uno non lo gioca, non è detto che non sia valido. Infatti tu mi dici, ma invece no, a me piace tanto questo argomento. È la bellezza del wargame. Su questo non ci piove. Delle volte fanno dei wargame su argomenti che tu dici, ma che cos'è sta cosa? Poi invece scopri che c'è l'appassionato che voleva proprio quell'argomento. È la bellezza del gioco da tavolo, la bellezza del gioco di conflitto. Infatti è vero che magari i coin li hanno un po' sforzati per allargare il campo, business, e mettere situazioni non proprie. Però nello stesso tempo mi è piaciuta l'idea di cercare di soddisfare un po' diversi gusti, diverse aspettative, raggiungere anche appunto questi campi della storia molto poco frequentati, come ad esempio l'India o il futuro sulla guerra tra la Cina e il Giappone, no? Quello già mi interessa di un pochetto di più. Quelle battaglie fra Cina e Giappone sono completamente dimenticate, ma c'è un numero incredibile di uomini ci ha combattuto, ragazzi. È stata un incidente. E per noi rimane completamente, cioè io Cina e Giappone, sì, c'hai le battaglie principali, gli scontri principali, ma se vai nel dettaglio c'è un mondo che viene fuori di scontri politico-militari che sono in pochi a conoscere, Io a questo riguardo consiglio War of the Suns, sì, della MMP, che è uno scatolone grandissimo, è un gioco fatto da, non so se è un coreano o un giapponese che ci ha studiato 10 anni, anche hanno criticato il sistema, ma è un'enciclopedia, e quindi consiglio War of the Suns della MMP, è una scatola abbastanza corposa, anche abbastanza costosa, direi. Senti Marco, ma come? Su questo argomento su Cina Giappone, sì, su tutto è un compendio su War of the Sun, sulla guerra fra Cina e Giappone della MMP, è ancora in commercio. Io l'ho comprato proprio non l'ho comprato forse per giocarlo, ma proprio perché mi permetteva di approfondire l'argomento nel dettaglio militare. Lo comprai proprio per quello. E quindi questo grazie lo consiglio. War of the Sun, MMP, se lo trovi ancora, non so a che prezzi, però insomma dovrebbe stare sotto i 100 euro. Quindi potreste trovarlo. Senti Marco, è stato un piacere.
Grazie, Mauro, abbiamo fatto veramente una bella chiacchierata, e anche queste puntate bisogna tenerle da parte perché poi servono anche da indicatori. Senti Marco, ripassami Marzio, così parlo un po', facciamo un po' di attualità, voglio parlare delle foto con soggetti particolari che lui ogni tanto pubblica, vediamo un po' cosa mi risponde. Ti passo Marzio. Grazie, ciao Marco, un abbraccio, a risentirci, ciao. Ciao Mauro. Marzio, senti, ma concludiamo con l'angolo dell'ironia. Senti, ma ogni tanto vedo delle foto in bianco e nero che non hanno nessuna attinenza col wargame. Corretto? Che delle volte mi lasciano un po' perplesso. Non le metti dal punto di vista del gioco, no? Però... No. Quelle, in effetti, tu le metti e dico, ma accidenti, guarda che foto, che sono belle, a me piacciono poi. Però è il tuo tocco artistico, è la tua vena artistica che viene fuori? Ma sì, giro su siti di fotografia e di altri artisti, quindi quello che mi incuriosisce metto, deve essere comunque particolare. Ma perché qualche volta dico, adesso la metto sul gruppo sta foto, no, lasciamo stare perché è fuori tema, è off topic. Quindi, no, ma però... tranquillamente, mettilo pure, cioè non c'è nessun... Guarda, ti dico semplicemente che per riconoscere se sono le mie foto, sì? Se quella C, c'è una C minuscola. Ah, perché tu le proteggi anche, vedi, mette una no, C. Non è una filigrana, però indica che l'ho fatta io. Poi se qualcuno la vuol prendere, la prenda pure. Non è, ho capito. Metti una C, adesso ci faccio caso. Ecco la foto direttamente da Corchi Castoro, e così vedo un po' cosa succede. Senti Marzio, concludiamo... La piacevole chiacchierata con avete detto quando vi trovate, l'appuntamento, esatto, che seguite, Marco mi ha raccontato di quello che avete in cantiere, per le prossime convention avremo il piacere di incontrarvi, venite, sicuramente verrete a Modena, però a Modena dovete venire con un tavolo vostro, Marzio, dovete venire con un tavolo nostro, cercheremo di organizzare, cioè dovete invece di passare lì per caso, contattate Loris che organizza lo spazio, così entrate pure con l'invito, diciamo, di Modena, dedicate un paio d'ore alla gente, vi fate conoscere e state là sempre con noi, a meno che voi vogliate girare tutta la fiera, ci sta, però voi siete da area Bigi Storico, cioè Casus Belli Saonensis la vogliamo almeno a Modena l'anno prossimo, o no? Ma certo, ci organizziamo. Ci dovete pensare. Senti, invece appuntamenti con l'esterno, andate a qualche convention, avete in mente qualcosa? Ma in questo periodo no, partecipiamo alle attività con quest'altro gruppo che è Atlantide, però come ti ho detto con più sul board game leggero. Probabilmente parteciperemo al Festival del Fumetto di Albissola Comics, che sarà a maggio, con un piccolo angolo, ma questo è ancora da vedere. Ricordate che c'è San Marino, eh? Un'altra convention. San Marino, però bisogna organizzarsi tutti per le ferie, quindi vediamo un attimo. Ah, avete problemi di ferie? Vabbè, però sabato e domenica San Marino io ve lo consiglio perché per voi giocatori, per un'associazione, dopo Modena, per quanto mi riguarda, io consiglio sempre San Marino perché trovi proprio tanto da vedere, ma tanto da giocare. Insomma, San Marino è un must per le associazioni anche, sì, direi. Sì, questo lo so anch'io. E organizzerete una convention? Avete in mente di organizzare una mini convention anche voi di Saonensis? Ancora non lo sappiamo. Ah, ancora non lo sappiamo. Sono giovani ancora, è un'associazione giovane. Sì, siamo giovani. Dobbiamo ancora vedere, anche perché più che altro fissano i luoghi che mancano per una convention recente. Senti, comunque in ogni caso vi devo venire a trovare perché... ma tanto adesso sei anche più vicino. Bravo, allora siccome devo andare a trovare, nella mia lista vado prima da Stefano Valentini e poi... mi allungo anche da voi, mi dovrete dare l'indirizzo e mi dite, noi ci riuniamo, che ne so, il mercoledì sera, io prendo la macchina dalla casetta in cui sto qui in Valsesia e almeno occupo una serata a venirvi a trovare e mi dite stasera giochiamo a quello e io mi preparo. Infatti stasera vado a Biella, al Folletto, a giocare a Root, però voglio venire, dato che
cioè Latina è più lontano, ma qua posso venirvi a trovare, così un po' riempio un po' le mie tristi serate valsesiane. Marzio, è stato un piacere, grazie della chiacchierata, mi sono divertito un mondo. Di nuovo un saluto a Marco e a tutti gli altri, e a risentirci presto da voi. Ciao Marzio, buona serata, un abbraccio, ciao ciao. Bene ragazzi, mi sono divertito come al solito un mondo con questo podcast. Vi volevo finire di rispondervi prima di attaccare, Stefano Mettini, che sono poi nel Levante Ligure, quindi vi raggiungo. Non distante da Savona, li raggiungo. Stefano, grazie Stefano Valentini per l'informazione. Forse usato meno di 100 euro. War of the Suns, vi ricordo, io l'ho comprato perché mi sembrava un grande compendio di notizie. Non so se sia valido o meno. Diego mi diceva: in poche parole, bisogna fare un sistema per cui ha senso fare un piano generale, che poi può avere problemi anche gravi, non un sistema secondo il quale non ha senso fare piano general. Ok, leggevo proprio ieri una frase, non mi ricordo bene, ma chi non ha un piano è destinato a perdere, ma chi non pianifica parte sconfitto in partenza, qualcosa del genere, ma per dirvi che sì, pianificare, che poi Diego sia ti risponda a livello di plotone, di compagnia, di battaglione, abbiamo sempre un piano scritto, delle direttive che dà il leader di turno. Il problema poi bisogna vedere sul campo come vengono espletate queste linee guida. Ci sta, E può poi avere problemi anche gravi. Quindi Diego, diciamo che pianificare, poi trovare un sistema che ti mette degli ostacoli, ti pone degli ostacoli di fronte agli ordini. Ma anche questa è una strada, Diego, ci mancherebbe altro, e mi trovi d'accordo. Comunque qui continua a mancare il colloquio tra chi parla e il pubblico. Paolo, ci arrivavo, perché adesso dovevo dare spazio al club e vi sto rispondendo, e potete chiaramente tornare a parlarmi. Vediamo, tu sei bianco, io nero, alla fine siete juventini. Paolo, ma che dialogo possiamo trovare se tu mi parli della grande Juventus? Poi mi diceva Paolo Carraro, di nuovo, per rappresentare l'incertezza della ricezione degli ordini, di come vengono eseguiti, ma ciò si può fare con giochi che non abbiano troppe pedine. Si può tirare il dado nella fase di movimento per ogni età, per variare la capacità di movimento sulla mappa. Sì, ottima anche questa idea. Ragazzi, ma possiamo scrivere dei nuovi sistemi, siamo veramente dei geni. E Rolando mi dice, anche nei libri una brutta copertina lo rende difficile leggere, è vero, infatti molti libri hanno copertine accattivanti anche per attirare il lettore. Diciamo, per finire, Stefano Valentini, Sesti Levanti, Spezia, secondo me è un grande gioco da due. Stefano Valentini, War of the Sun è un gran gioco da due a quattro play, a quattro giocatori. Stefano, ho sentito qualcuno che ha criticato il sistema perché non era chiaro in certe regole. Non ti so rispondere bene perché, vi ripeto, mi sono fermato superficialmente. Siamo sparsi per tutta la Liguria e praticamente con tutta l'acqua che prendete, speriamo che rimanete sparsi per tutta la Liguria. Se rispondi al momento, già Stefano, Paolo, lo so, non ti, adesso volevo lasciare spazio alla mia, questa grande associazione che è appena nata, Casus Belli Saonensis. Poi solitamente sono pronto a rispondervi, però devo intervistare l'ospite, devo intervistare voi, lo so che volete fare i protagonisti, ma Paolo e Diego, vi dico, dobbiamo parlare al più presto per fissare la puntata di settimana prossima sul sistema Wargame 700-800. Prepariamoci, Paolo e Diego. Prima chiamerò Paolo o poi Diego, o cerco di chiamarvi entrambi con WhatsApp per fare un'intervista a due persone. A riferimento alla battuta su bianco e nero, Paolo, che squadra tieni? Tieni il Bologna, perché voi tristi, d'accordo, sapete, noi juventini abbiamo vinto anche ieri a Mosca, dunque, cioè, io sono nato bianconero, dunque non vi capisco, voi bolognesi o similari. Bene ragazzi, con un po' di sano tifo calcistico vi saluto. Domani per me riposo, perché c'è il ritorno a casa, il ritorno nella mia amata Latina, nel mio amato Lazio. Veramente ero milanista, vabbè Paolo, ognuno, cioè anche io avrei preferito che tu fossi bolognese, perché ero milanista, sai, anche il Milan come sta andando, non sta andando tanto bene. Direi era trattello, ma infatti sì Paolo, bianco e nero, sì, l'avevo capito Paolo. Dicevo, domani riposo,
E sabato mi pare che la mia redazione, scusate il mia, la redazione del Giannizzero Nero sia al lavoro per fare una puntata nuovissima del TG, si stanno organizzando, e in ogni caso se non si organizzano ci sarà sempre la puntata, diciamo, pezza, parleremo sempre di Wargame e tutto quello che gli gira intorno. Più di un'ora di trasmissione, bene. È sempre un piacere parlare con voi online, intervistare i protagonisti del nostro settore. Ci vediamo con me, probabilmente ci vediamo sabato, ma sarà una puntata speciale e devo ancora fissare l'argomento. E lunedì comunque poi inizia la settimana, ma non dimenticate domani che ci potrebbe essere la prima vera puntata dell'Araldo del Giannizzero Nero. Ecco, con grandi sorprese, Paolo, vi aspetto. Grazie a tutti, via con la sigla, godetevela fino in fondo questa sigla di Akashi Gandhi, una grande sigla, un grande compositore, e vi saluto, ciao di nuovo.